L'unico obiettivo, il piazzamento Champions per salvare la stagione disastrosa del Napoli, è sfumato sabato alle 14:30. Lo 0-3 con l'Atalanta mette fine alla rincorsa degli azzurri per un posto in Europa, blindato oramai dal Bologna. Il Napoli non è risorto a Pasqua come speravano i suoi tifosi, che alla fine della gara hanno chiesto maggior rispetto. Una stagione che definire fallimentare è troppo poco. Sabato in campo al Maradona c'erano 11 sconosciuti che avevano il privilegio di giocare davanti al pubblico campione d'Italia, con addosso la maglia azzurra, con su cucito lo scudetto. Calzona ha provato a difendere un gruppo indifendibile, capace di distruggere, così come aveva costruito, il sogno di migliaia di tifosi, per motivi che a questo punto non sono più così importanti. Mancano 8 gare, poi c'è bisogno, c'è necessità urgente di dirsi addio. Il Napoli deve ripartire da zero, come quando dalle ceneri del fallimento ritornò in Serie C. De Laurentiis dovrà fare un bagno d'umiltà in primis e poi rifondare con oculatezza e attenzione tutto, a partire dal tecnico. I tifosi lo esigono. Purtroppo il problema sta a monte. I giocatori li vedo scontenti e rendono poco in campo. E il pubblico ha fatto bene a fischiare? Dopo tanto sì. Sostengono sempre, poi uno si stanca. Il problema è che il Napoli le prossime 8 non le vince più, è meglio ricominciare da zero, senza Europa e senza niente, riaprire un ciclo vincente, secondo il mio parere. Il pubblico fondamentalmente credo che fischi per una questione di passione, ma sono degli interessi talmente grandi in campo che vanno al di là di quello che poi possa essere veramente la passione del napoletano. Bisogna fare per forza una rivoluzione, partendo dall'alto, dal direttore sportivo, prendere un allenatore serio come Conte magari, o come un carattere, diciamo, rinnovare tutta la squadra. Sono 65 anni che ho dedicato al calcio e al Napoli in particolare, ora dico basta e dovremmo dire tutti basta.